Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e bentornati anche nel mio canale. Oggi parleremo di So Far So West, il primo manga di Luciano Damiano. Quindi cominciamo subito con la recensione, via! So Far So West di Luciano Damiano. Una piccola chicca, l'ho già contattato, mi ha risposto e molto probabilmente riusciremo ad organizzare un'intervista col maestro Damiano. Cosa c'è da dire? Come sempre cominciamo dalla copertina, stupenda a mio avviso, questo rosa quanto shocking che si trova come sfondo, perfetto anche il titolo, la grafia e font scelto per il titolo, e un'ottima copertina perché ci presenta un po' i personaggi che andremo a vedere all'interno del volume. Ma come sempre cominciamo con quello che ci viene detto nella letta o comunque nella sovracopertina, perché So Far So West è dotato di sovracopertina, quindi la parte colorata è proprio la sovracoperta, mentre la parte che troviamo sotto è in bianco e nero. Poi c'è anche da scoprire perché questa X grande al centro tra i due nomi, e non solo, perché ricorre, eccola qua, in più e più occasioni, e come potete vedere anche nel cappello di questo misterioso personaggio. Manga comunque edito da Shock Dome, e ne ho preso anche un altro nell'altro video acquisti, troverete anche extract sempre di Shock Dome. Ma andiamo avanti, cominciamo per quanto riguarda So Far So West. Questa è un'era violenta, un'era in cui se sei ancora vivo è perché sai sparare. Premessa che ci viene messa nella retrocopertina, mentre da quest'altra parte è: con So Far So West Luciano Damiano segna il suo esordio come sceneggiatore e disegnatore. Andiamo a vedere un po' la trama che ci viene spiegata velocemente in questa parte. Nello spietato e selvaggio West, cowboy dai poteri sovrannaturali sono alla disperata ricerca di un antico artefatto chiamato la mano destra del diavolo. Perché sono tutti ossessionati da questo oggetto? Qual è l'obiettivo della banda di Ghost e chi sono i danzatori? Bizzarre avventure ci attendono in questo shonen western dai toni fantasy, ricco di duelli all'ultimo proiettile. Allora, detto questo, passiamo un po' con la parte che riguarda il manga vero e proprio. Questi personaggi che trovate nella copertina, come vi dicevo prima, vi saranno tutti quanti presentati all'interno del volume. I danzatori chi sono? Sono persone dai poteri particolari, dotati di Nagi. Nagi potremmo dire che è un'energia spirituale, è un po' il chakra di Naruto, praticamente grazie al Nagi tu puoi utilizzare questi tuoi poteri, che da come capiamo nel primo volume la maggior parte ti consentono di adoperare le forze della natura, ma non solo, perché grazie a questo potere l'uomo può andare oltre le sue capacità, quindi poteri psichici, c'è il potere di guarigione, ci sono molti poteri tanto interessanti. Io dico che in questo momento uno dei miei personaggi preferiti è proprio uno dei due gemelli che poi andrete a conoscere all'interno di questo primo volume. Primo volume a mio avviso fantastico, però prima di arrivare alla recensione vera e propria bisogna un attimo capire di cosa stiamo parlando. Parliamo del vecchio western, quindi penso si sia ispirato anche a qualche manga importante di western come Trigun per esempio, che è il primo manga che mi è venuto in mente appena ho cominciato a leggere So Far So West, forse perché l'anime ho finito di guardarlo, di riguardarlo da poco. Poi sì, ci sono questi danzatori, quindi persone dotate di poteri particolari. Allora una delle curiosità è proprio capire quali sono i poteri di questi determinati danzatori e fino a che punto si possono spingere. Si parla poi della parte sciamanica, quindi questi danzatori sì, sono una sorta di sciamani che possono utilizzare Nagi per amplificare i loro poteri o comunque le loro capacità umane, fino ad arrivare al punto di riuscire ad essere un vero e proprio ponte tra il nostro mondo e quello spirituale. Ma questo non lo sappiamo ancora, ci viene semplicemente detto in una parte del manga, e quindi andiamo a scoprire queste varie cose. Scopriremo i poteri, alcuni poteri, tra cui quello di guarigione, come vi dicevo prima, l'utilizzo del fuoco, l'utilizzo del vento. Quindi in questa prima parte diciamo che quello che ci viene fatto capire è che questi poteri possono per la maggiore avere a che fare con le energie naturali. Ma ciò non è detto, perché abbiamo anche un altro potere che ci viene mostrato in modo un po' strano, che non ci fa capire se c'è anche l'utilizzo, perché come sappiamo gli sciamani potevano anche utilizzare gli animali a loro favore, quindi se c'è l'utilizzo degli animali, quindi la capacità di poter manovrare gli esseri viventi, oppure
altra cosa che so che è al di fuori sia della parte fisica sia della parte naturale. Ma non vi voglio anticipare niente, anche perché non sappiamo se è la realtà. Poi magari nell'intervista con il maestro Damiano cercheremo un po' di scoprire qualche dettaglio in più. Una cosa che noteremo in particolare sarà l'attivazione del potere sciamanico. In quel momento sul volto dei vari personaggi apparirà la pittura facciale da guerra. Quindi questa è una cosa che veramente mi ha entusiasmato e sinceramente vorrei vederla colorata questa. Quindi magari chiederemo anche al maestro Damiano di farci vedere un po' quali sono le idee di colore che lui ha per queste pitture sciamaniche, per queste pitture da guerra, e perché no, magari mostrarci una tavola così in diretta. Ora passiamo alla parte dolente oppure no della recensione, quindi quelle in cui andremo a dare un voto, se così si può dire, al manga. A mio avviso in questo momento è un 7/8, cioè nel senso, la prima parte ci fa scoprire pian piano il mondo in cui siamo, quindi forse è quella un po' lenta, ma in realtà dopo, quando cominciano i combattimenti e comincia la parte vera e propria in cui vedremo Edward Sullivan, che in questo manga, non vi dico chi tra questi qua è diciamo uno dei protagonisti, se non il protagonista vero e proprio, allora lo vedremo combattere, ci ecciteremo quasi in questa parte, e in cui anche i gemelli faranno la loro comparsa e ci faranno scoprire qualcosa di loro. Io vi consiglio di prendere il primo volume, assolutamente sì, perché se è vero che parte in un modo, finisce in un modo spettacolare. Infatti sto aspettando il numero 2 e tra le domande che farò al maestro Damiano ci sarà proprio questa. Quando ci sarà il secondo volume? Siamo tutti curiosi di saperlo, quindi vi consiglio di prenderlo. Lo trovate su Amazon, io almeno lì l'ho preso, o sul sito di Shockdom potete trovare il primo volume di So Far So West del maestro Damiano. Oltre questo non so che dirvi, a parte che se vi piace il West lo dovete prendere per forza, se vi piace il fantasy dovete prenderlo per forza. La cosa che ci fa un po' ragionare è come possono il western, quindi le pistole e il fatto di saper sparare, avere a che fare con dei poteri fantasy che vanno oltre lo sparo vero e proprio, quindi magari ci sarà qualcosa che abbinerà la parte western alla parte fantasy, ma questo c'è da scoprirlo nel secondo volume, se non ancora un po' più là. Tra le domande che sicuramente gli proporrò e gli farò al maestro sarà: quanti volumi pensa che avrà l'opera in totale? Cioè, è una bella domanda anche per scoprire se veramente andremo avanti negli anni e anni e anni, oppure se è una cosa che magari durerà un po' di meno e quindi nel breve tempo scopriremo tante tante novità per quanto riguarda questo manga. Allora, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, vi ricordo di mettere mi piace, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, di commentare per dirmi se anche voi avete acquistato So Far So West. Comunque è un autore italiano, quindi lo consiglio a maggior ragione, diamo spazio e forza ai nostri connazionali, anche perché è molto difficile sfondare nel mondo dei manga, ma in questo caso secondo me vale veramente tanto. Ce l'ha fatta Tony Valente, quindi è francese con Radiant, e io lo sto seguendo perché mi piace veramente tanto, e allo stesso modo consiglio anche So Far So West. Poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, siete in tanti che guardate video ma non vi iscrivete, quindi per favore iscrivetevi al canale. E detto questo non mi resta altro che ricordarvi di seguirmi sui social come Carmine Luffy Migliaro per quanto riguarda Facebook, Carmine Luffy per quanto riguarda Instagram. Iscrivetevi al canale ancora una volta. E signori, per questo video è tutto. Come sempre vi saluto dicendo sayonara!